Crack. Finalmente di nuovo a casa. Ah, siamo stati in giro. Cos'è la prima cosa che fai quando torni a casa? La cacca. No, io ritorno sul mio gabinetto. Io lavo le mani. Guardo un po' in giro. Vedo. Tipo, no? Io dopo tanti giorni. Tanti. Già, 2-3 giorni al captain. La prima cosa che faccio è pensare al mio gabinetto. A casa. Dov'è il captain? Per chi non lo conosce. Perché di Augusta? Spieghiamo. Il captain è un bar che sta in Indonesia, a Bali, dove tendenzialmente tutti i catanesi si recano una volta l'anno. Per turismo sessuale. Per turismo sessuale, ma è tipo la Mecca, no? Dei catanesi, quindi si fa in pellegrinaggio. Perché poi c'è la Madonna di... Delle poppe. C'è Maria. In la... topless. E si venera, cioè si fanno questi grandi riti verso Maria, con Maria. Questo è il captain. Con Cocco e Mastro Pipa, direttamente dagli studi della Chiave, il Minchia Podcast. È vero, è successo, non so, Guinness dei World Record. È successo. E Jerry Scott è una persona orribile, ovviamente. Tremendo. Come? Perché? Sì. Non ne voglio parlare, più che altro perché vorrebbe citarmi in giudizio. Io potrei fare nomi, cognomi di lui, la sua famiglia, le sue persone. Certo. Ve lo sconsiglio. Mm-hmm. E perché stai dicendo questo? Questa è diffamazione, comunque. Sappiate che una persona orribile dice bugie. Non ci dice, ci nasconde la verità, Jerry Scotti. Ci nasconde un po' come Checco Zalone. Va bene, comunque, benvenuti a questa nuova puntata. In casa, tra amici. Tra amici, ma che dici con amici? Del Catania Minchia Podcast. Buonasera, buongiorno, buonasera, dipende dal momento in cui guarderete questo questa podcast. Puntata. Ah, di colpa. Buonasera a tutti, un bacione. Come tutto a Corrado. Com'è andata l'ultima settimana? Bene. Segni particolari? Ho dato l'ultimo esame della sessione, quindi ora sono totalmente dedicato. Cosa studi, Nicolò? Questa podcast. Cosa studi? Economia aziendale. Quindi... Perché? Che non so cosa fare nella vita. Quindi ragazze con Lygos, sì. Unghie lunghe, fascismo, bellissimo. Classiche cose del Dipartimento di Economia aziendale a Catania. Infatti posso dire che odio la università. E odi anche... Ah, ma sono io. Bravo. Buongiorno, bravo. Buonasera. Nonché le donne. Nonché no, le donne. No. Nonché le donne. Io vi ricordo che la prima frase che ho detto in questo podcast è: sono malato di pacchia. Sì. Ma odio le minoranze etniche. Esatto. Questa è la classica frase che dici. Quindi non volevo ricordarla. È la tua bio su Instagram, questa. Fra Faz. Buonasera, buongiorno. Ciao. Tu come va? Io non mi voglio vedere più. Questi ultimi 3 giorni mi so più che mi Come va? Allora intanto levo il braccio da là perché Cocco non si vede. Ma io tu mi spieghi perché un braccio qua... Mettiti un basso avanti. Ma mi spieghi perché un braccio qua potrebbe nascondere lui? Beh, lui guarda che è nella ombra. Ma come faccio se io sono qua e la luce è là? Ma tu perché devi stare così? Ma perché? Ma mi serve perché lo fai io apposta, sono proprio così. Dico... Allora, cosa insegna l'arte dell'oratoria? Tu devi far vedere i palmi, devi porti in avanti rispetto alle persone che colloquia con te. Devi essere propositivo. Ma una cosa è così. Ma se tu sei. Tu hai fare vedere il palmo? È il mio palmo. Tu vuoi un altro? Ne ho due. Tu, evidentemente, hai roba da nascondere. Sì. Okay. No. Tu no. Comunque, seguite il canale. Seguite il canale. Possiamo dire a tutte le donne che ci seguono di iscriversi su YouTube perché sono iscritti tipo il 98% Bravo, di massa. Bravissimo, bravo. Questa è una bella cosa, ma è colpa tua. A tutte le donne che ci seguono ma che non ci seguono ancora. Che ci seguiranno. Vabbè. Che ci seguiate. Comunque, dove siamo anche oggi? Ah, finalmente siamo ritornati. Alla pescheria, a Piazza dell'Indirizzo. Non fa ridere questa gag. Non fa ridere. Vabbè, siamo al Mangiadischi, un saluto. Il gestore del Mangiadischi. Bene, ringraziamo lo sponsor per chi ci ha fornito gli occhiali Ottica Campagna. Però diciamo che oggi dovevamo anche, visto che siamo qui con Ciccio Ghina, parlare. Abbiamo trapelato, abbiamo trovato dei documenti. Dei rumors, c'è stato un leak di informazioni, ovvero la line up del One Day di quest'anno. No? Vero.
ringraziamo user ChatGPT per essere riuscito a recuperare la lineup dai server del One Day situati in Corea. Ecco, quest'oggi ve la mostreremo. Allora, primo della lineup, Albano. Secondo la lineup, Romino, come tutti sapete, è il cugino trapper di Romino. Eminem. Gino Paoli. Gianni Morandi. Drake. Si incastrano benissimo. Ma in questa sequenza. Sì, poi c'è la famosa canzone Take Me to Your Mom Told Me to Take the Milk, che è una famosa canzone di Drake. Hai capito dopo? Sì. Per il fuso orario. Gianni Morandi torna sullo stage, cioè non lo lascia mai lo stage, per 13 Pietro. Perché in feed. Perché in feed. Poi torniamo a parlare di padri con Gohan Super Saiyan secondo, assieme ovviamente a suo padre. Un elfo, cioè un elfo, uno qualsiasi. E l'orso della Trap House Blu. Io. Yogi, però scritto Y0G1. Che salutiamo. Che salutiamo. Vabbè, ah, è Frafaz a chiudere il tutto. Ti prego, innanzitutto. Prego. Perché queste informazioni non so chi altro poteva. Vabbè, Mambolosco che è stato rivelato. È stato rivelato. Chiaramente. Bene, di cosa volevamo parlare oggi? Oggi volevamo parlare di un argomento per niente scottante, per niente affascinante, per nulla coinvolgente. Però volevamo fare lo stesso perché ci appartiene un pochettino. Parliamo di memini. La puntata degli smems. Partiamo una puntata short, una puntata tranquilla da mettere presente quando... È la classica cosa che tu sei a casa, hai altre persone in casa, tipo tua mamma, tuo papà, magari che sei giovane. E stanno chiedendo perché hai la pulisci il gabinetto. Sì, ma tu hai la striscia di cacca da una settimana. Tu hai la porta chiusa a chiave, no, sei sul letto, e ti stai masturbando, e quindi tu la metti di sottofondo come puntata. Questa ah, è una puntata. Certo, per far capire. Non mi sto masturbando, sto guardando contenuti di alto livello. Ma abbiamo un messaggio ai genitori in ascolto. Non entrate stanza. Nelle camerette se ci stiamo masturbando, grazie. Ma il messaggio è che lo ascolto. Ah, giusto. Entrate nelle camerette se ci stiamo masturbando, grazie. Come si riconosce una persona che è un masturbatore seriale? Come si riconosce? Ovviamente dai tagli. Degli occhialoni così grandi, molto spessi. Tipo questi? Sì, no, proprio più spessi. E poi ha, ovviamente, genitori. Capelli lunghi. Poi, genitori a casa. Controllate il comodino. Se c'è un enorme contenitore di sapone, così, e un pacco di fazzoletti di quelli là che prendi così, probabilmente vostro figlio, probabilmente... Si masturba. Probabilmente. E vi dirò di più, se controllate sotto il letto... Potesse trovare delle riviste. Un po' spiegazzate. Vabbè, comunque. Questo è un meme. Cos'è? Su cosa è stato basato questo meme? È fatto su una subcultura. Tutti noi conosciamo i film americani, le gag di questo genere. E quindi colleghiamo questo argomento e noi lo riportiamo, cioè prendiamo l'argomento, prendiamo la cosiddetta cornice memetica, ovvero l'argomento principale, e lo forse introduciamo, un linguaggio troppo tecnico. Infatti ora scendiamo un po' i dettagli, e lo introduciamo all'interno di un altro contesto, generando ilarità. Forse, o provandoci. Da dove deriva il termine meme? Il termine meme, anche detto correttamente meme, nella sua lingua nativa, diciamolo, deriva da davvero, certo, però è francese, sono tante cose. Tu immagina un inglese che dice meme proprio con la E aperta. L'hai invitato bene, quindi vabbè, meme cos'è che era? Non cerchi il significato. Deriva, te lo dico io, deriva da memento mori. Bravo, che come tutti noi sappiamo vuol dire ricordati che devi morire.
grande città anche del film Non ci resta che piangere, di Benigni, Massimo Troisi. Che salutiamo. Che salutiamo. Soprattutto Massimo Troisi che ha fatto il compleanno. L'altro ieri. L'altro ieri. Bellissima, una serata piena di alcol, droghe. E che dici? Che dico droghe? E che dici, che droghe? Dico droghe? Dico zafferano. Rosmarino. Costa comunque più della cocaina, penso. Certamente. L'altra volta c'è un fruttivendolo che porta la frutta a casa, mm-hmm. a domicilio. Sì. Fa il driver di frutta, rubata chiaramente. E non, ogni tanto non mi dice quando viene la. Quando viene tutta l'aspetto, tipo gli chiedo: oh, carciofi, funghi, finocchio e delle arance. E quando mi dice, ogni volta dice: viene 20 euro. Ma appunto è che non viene mai 20 euro. Lui, io gli chiedo quelle top cose e poi mi regala delle robe per arrivare a 20 euro. L'altra volta mi ha portato. Sì, inserisce di sospondere le cose che pensa possono farmi piacere. E spesso è così, perché mette il formaggio a caso. L'altra volta mi ha portato tutte le cose e una bustina di zafferano così. Dove, tipo, magari avrei pagato tutto tipo 13 euro, però c'era quella cosina di zafferano. E allora siamo arrivati a 20. Vabbè, salutiamolo. Tutto come... lo zafferano d'Italia. No, come si chiama l'ortofrutta? Lui si chiama... Lui si chiama Signor, perché lo chiamo Signor? No, non lo ricordo. Perché non ho neanche il numero salvato. Cioè, ho il numero che so che quello è lui, il suo numero, ma non è salvato. Vabbè, comunque. Ci vuole su WhatsApp. Al solito, vabbè, tipo gli spacciatori, quindi mette lui le storie su WhatsApp. Certo. Scritto, oggi esatto. Melanzane Blades. Disponibile fino alle 20. No, Melanzane, sole emoticon. Sole emoticon. Ah, con gli occhi colpino così, mette le lattughe. Emoticon, poi pallino viola e soldi, chiaramente. Posso Vabbè. Farvi una domanda? Sì, vai, è che stiamo divagando come al solito. Qual è il primo reperto storico di meme siciliano, secondo voi? Allora. Il tag cicciochina allo squib, presumo. Questo è un bel meme, però. Questo è un meme moderno, fa riferimento a un passo passato. Oh. Perché il meme può essere retroattivo. No, non era cicciochina, era Kinoz. Kinaz. Kinaz. Che comunque ci racconterà questa storia un giorno insieme a Giancarlo Ira. Comunque, no, allora, io dico una cosa, perché io ho capito cosa tu stai facendo riferimento, giusto? Tu mi stai parlando del meme con... Alla Catalla. Sì, del suo rito. Però ti faccio riferimento a una cosa di cui non si parla ancora più, cioè non si parla più oggi. Che però... parla di una forma primordiale, no che primordiale, era già una forma potente dello shitposting catanese, siciliano anzi in generale, che poi è scomparsa. Ovvero una volta c'era una pagina molto famosa, perché è anche un gruppo in Sicilia, Santa che si chiamava, no? Rude Sicilian Guy. Questa pagina è scomparsa, ma meme sul ruppolo, su meme su... Salvo la Rosa già esistevano, però questa pagina non si sa cosa che fine abbia fatto. Mm-mm. È rimasto il gruppo, ma è inattivo su Facebook, ma la pagina cos'è il gruppo? Rude Sicilian Guys. Sì, forse sì, cosa del genere. Non mi ricordo il nome del gruppo. Comunque. Però sì, sono d'accordo con te. Poi la forma, il modo di scherzare che associa una forma, diciamo, che potrebbe essere associata a quella del meme, probabilmente è si desaurito. Mm-hmm. Però è anche vero che il meme, come lo intendiamo oggi, è un'altra cosa. È la classica vignetta che tu vedi nei tuoi social. Ma a parte la vignetta e l'immagine, vedo meme anche un po' di desomio tormentone. Cioè quella cosa che dici... sotto forma di meme anche in maniera orale. Allora... i tormentoni ci sono sempre stati. Ah, wow. Sì. Quello è il proprio tormentone siciliano. Siciliano? Insomma, i proverbi già sono Gangnam Style. Sì, vero. Come si chiama la versione di Davide Chio di Gangnam Style? È Batman Style. Batman Style. Okay. Ma quello è comunque una forma battaglia rap epica. Diciamo che il tormentone... Io so, Spinello Catania, lo ricordate il video? Scusami, raccontami di Spinello Catania. C'è un video su YouTube. Che non ha niente a che fare con il famoso bar. No. No, non era il marito di Spinella. Allora dovrò cercare su YouTube, non so se c'è ancora. Ok. Vabbè, qua insomma... Allora, stiamo vedendo qui in questo momento. Ah, vediamo. Schermo. Che sono due pupazzetti. Due pupazzetti, poi? Che fanno? Eh,
cioè, questo, questa camera vuole fumare, l'altro gliela vuole offrire, comunque guardate l'idea. Bello, comunque l'ho bello, visto, l'abbiamo appena visto. Me l'ha fatto vedere una mia collega in pausa pranzo. Buona. Un mese fa. Bene, però immagino che dobbiamo scendere un pochettino più a fondo adesso sulla nostra... perché in pochi sanno il reale background che c'è nella pagina, come è nata la pagina, come community di Memini. Di Memini. Quando è nata la pagina? La pagina è nata nel lontano, ma che dico lontano? Lontano, ottobre 2018. Da un'idea di Sapolarosa, chiaramente. E disse. Che erano mi scrive e disse. Ragazzi, ma non esiste a Catania ancora una pagina o un'entità che riesca a intrattenere quelle persone a quali piace un determinato tipo di ironia un po' più articolato rispetto a una vignetta semplice di un'entità spicciola, no, ma non spicciola, più diretta. Quindi non c'è niente qualcosa che possa portare l'ironia catanese, quindi un posto pieno di autoreferenzialità, una parola che mi piace molto dire, a Catania. Più che altro era niente, non c'era nulla. In altri posti invece sì. Sì, ma più in Italia c'erano già al qualcosa del genere, tipo Napoli c'era sì, qualcosa nel Lazio e a Roma e anche nel nord, nel lontano nord. Sì, però nel lontano nord erano staccati un po' dalla territorialità. Dalla territorialità, perché il lontano nord non ha territorialità, diciamo che... Allora, la cosa è quanti nordici senti parlare il proprio dialetto? A parte il Veneto. Allora, più che altro... A parte il Veneto. Lo sai, più che altro cos'è la cosa? È che già lo shitposting in parte era già stato... esisteva, no? Anche a Catania, perché immagino pagine come Liotro oppure nella provincia c'era Catena Wave, Scordia bla, Paterno Adrano, cioè c'erano diverse pagine già nel territorio. Queste pagine sono andate prima o dopo il 2018? Prima, molto prima. Però cos'è la cosa? Che comunque erano belle pagine e alcuni proponevano le cose fighe, però anche a Catania stesso, cioè, si faceva uno shitposting nella forma, non nelle tematiche, cioè nel senso che stava continuando quel filone là di quegli argomenti su cui la cultura catanese e siciliana si stava ruotando, ovvero l'arancina, battute sulla Mugheri, battute sempre quelle classiche cose. Che diciamo però... una ilarità alla Castiglia. Sì, su Castiglia. Alla insieme, che è nazionale popolare, è carino, però poi... ovviamente sono altre persone che vogliono invece raccontato un umorismo che è più tematico, che non ha paura di parlare di mafia, che non ha paura di parlare la quotidianità facendo nomi, cognomi e parlando realmente delle situazioni. E in questo caso noi abbiamo voluto raccontare quello che vivevamo nel quotidiano. Tante persone ad esempio ci dicono: ah, ma perché voi non parlate catanese? Perché noi siamo ragazzi che sì, utilizziamo qualche termine in catanese. Mio padre a casa parla siciliano, mia mamma parla a casa siciliano, ma io non lo utilizzo con i miei amici nella mia situazione. Ma non per questo... Cioè dici, no, non è la mia lingua principale, chiaramente. Noi ma non per questo sono meno catanese, perché io vivo a Catania, sono a Catania... Vabbè, insomma. Perché penso noi nella quotidianità utilizziamo qualche termine catanese, ma non fa parte del nostro lessico quotidiano. Che ci interfacciamo. Pacchio è un ottimo termine. Ma è un perché lo sai perché è bellissimo? Pacchio, Puppo, tutti questi termini. Perché no, ma perché Instagram Meta non lo sa che sono bannabili? Quindi li puoi utilizzare tranquillamente. Posso dire un fun fact sulla parola pacchio? Certo. Perché mi sono reso conto che non tutti i catanesi lo sanno, ma no. Si declina poi in pacchiona parlando magari di una bella ragazza, mentre da altre parti della Sicilia pacchiona ha proprio l'esatto cioè il significato opposto. Forse anche all'Augusto non è una persona brutta, è una persona molto in carne, cioè una pacchiona è proprio una grosso pacchio. No, ad Augusto non è pacchiona, è pacchiosa. No, però tipo a Palermo con l'S è una cosa negativa. Ah, quindi c'è tipo pacchiosissimo ad Augusto.
No, però è negativo, però. È negativo. A Palermo, ad esempio, pacchiona vuol dire una ragazza molto in casa. Ha detto la parola con la P, Antonio. Vabbè, lo può dire. Ah. Comunque, però bippiamo. È la nostra squadra del cuore. Palermo. E no, Palagonia, come avete pensato tutti quanti. Dicevamo comunque. Sì, che noi non parliamo in catalano, siamo sti cazzi, non ce ne frega niente. Più che altro, noi raccontavamo la nostra quotidianità. Cioè, di noi ragazzi nati dalla... Il paio del cambio, dici, è comunque era un topic già affrontato chiaramente, anche da pagine come ci hanno fatto notare, che abbiamo citato Liscia Cadenese. Sì, Liscia Cadenese. Assolutamente erano topic già affermati, ma noi diciamo, quando è che ti prendi il paio del cambio? Quando? Ah, sì. Sì, è una quando? Domanda. Quando lo prendi il paio? Quando lo prendi? Quando lo prendi il paio? Io per il tipo di persona che sono, che ho una cultura, diciamo, del cibo molto salutare, lo prendo solo in casi estremi, se tipo sono in situazioni in cui perfetto. Non ho cenato. Qual è il caso estremo? Quando è che hai necessità totale di un quando paio del camion? Quando non ho cenato, sono in compagnia di amici fuori. No. Bravo. After dello sgang. Nessuno parlava della fame chimica che per arrivare al panino. Ma perché è un topic un po' un tabù. No, parlare più che un della tabù, droga. Più da che noi un... si è sdoganata, la nostra ma generazione più la che un sdoganata, tabù è anche una questione maniera... generazionale. Cioè, esatto. Fatto un meme fatto da un diciottenne normale che fatto vive un meme, fatto una... cose diverse di un comico che va insieme. Quindi certo. Anche per questo. Certo. Mm-hmm. E che ne pensi di ciò, Nicolò? Io non inizia, te l'ho detto, e te lo dirò tutti i giorni. No, comunque salutiamo i genitori di Nicolò che ci seguono tutti i giorni. Sto scherzando. No, posso dire questa cosa, saluto i miei genitori perché sono grandissimi fan del podcast. Posso fare un saluto anch'io? Vai. Certo. Voglio salutare Luca Stagnino. Ciao, grazie. Liscia Cadenese è... minchia... prima pagina catanese. Per numeri, sicuramente. Ma per numeri. Anche per a livello cronologico. Certo. Assolutamente di meme, di puri meme. Puri meme. Che ha spaccato. Ma ci sta, ragazzi. È un progetto che ovviamente ha il suo target, le sue persone. Che magari poi nei primi tempi era una cosa un po' più innovativa. Poi crescono, passa il tempo. E quindi un po' tendi a essere autoreferenziale, come potrebbe capitare. Capita spesso anche a noi stessi, che citiamo sempre più volte. Cose. Assolutamente. Anche... Già se prendi solo il meme di Gaetano Pescheria. Sì, quando ci abbiamo girato attorno. Come caffettiamo Pedara. Come caffettiamo Pedara. Che inizia col pistacchio, ora probabilmente lui il pistacchio lo sbocca, non riesce più. Certo, esatto. E cos'è passato? Notizia lampo. Qual è il nuovo trend food porn? Ah, questa è una chicca. Questa è una chicca che non tutti sanno per soltanto in pochissimi. Come la line up. Come la line up, che presto sono tutti. Vabbè. Il nuovo trend del momento, lo dico. Cioè, lo dico anche a Cicciochino, apriamoci un locale per fuori su questa cosa. O una comitiva. O una comitiva su questa cosa. Il nuovo trend è il cheddar. Il cheddar americano. Di OCG. Perché questa faccia? Perché questa faccia di disappunto? Questa faccia? Attenzione, Cicciochino è contro qualsiasi forma di cheddar. La chiave Catania è contro qualsiasi forma di cheddar. Per me è cancerogeno. Ma come fai a dirlo? È l'unione ma perfetta di... ormai fai il panino con l'asiago. Ma scusami, il cheddar è l'unione perfetta tra tutti gli scarti e i rimasugli di qualsiasi formaggio e non mi mai esistito sulla faccia del pianeta Terra. È invecchiata male. Esatto. No. Sono sottilette. Non sono sottilette. Ma è considerabile, secondo me, come il wurstel dei formaggi. Cioè, prendi tutto quello che ti è rimasto nel frigorifero dopo un mese che non lo svuoti, lo metti dentro, gli metti un po' di roba che gli dà l'arancione, che sicuramente è colorante. Sì, colorante sarà. Cos'è che gli dà il colore arancione? Non lo so. Vabbè, quando qua di... ci sono i prodotti tipici della nostra terra, scorie del tipo. C'è la provola. L'arancia. Era cusana. La ricottina del cazzo. La provola di Montalbano. La provola di Montalbano. C'è la zizzona di Battipaglia. Ci sono le mozzarelle di bufala più buone di Sicilia, sono sempre nella zona del ragusano, sono molto buone. Ve le consiglio. Poi tanti altri formaggi. Fortunatamente, cos'è successo? Cioè, poi cos'è successo? Perché fortunatamente? No, scusami. Perché? Cioè, soltanto perché fa piacere a te? Sì. Perché porta acqua al tuo mulino?
dopo che siamo nati noi, siamo cresciuti, tutto, ti ricordi quel meme là? Allattati da no, la nostra tanta. No, ti ricordi quel meme là? Ti ricordi quel meme che ci stavano denunciando? Cioè qua, uno dei tanti. Bellissimo, bellissimo. Che non fu nemmeno un meme, fu semplicemente un prendere e incollare l'intervista di un noto esponente, esponente politico della zona di Mister Bianco, che disse letteralmente questo: bisogna cercare di sburocratizzare la politica, o qualcosa del genere, comunque con il termine sburocratizzare. Lui, penso, traduzione libera immagino, penso volesse intendere levare un po' di burocrazia da quei processi della pubblica amministrazione, della politica, ma ahimè, assente durante il giorno in cui facevano differenza tra burocrazia e sborra, ha fatto un mix dicendo questa cosa, e noi l'abbiamo semplicemente ripubblicato sui nostri canali perché forse strani noi, ma faceva ridere che una persona sicuramente era guida di un paese voleva sborrare. Non sapevo questa differenza. Quell'esponente politico di Mister Bianco oggi è Non è bello. Niente, ci è arrivato una letterina. Salve, tu sei Antonio Palatore, tu sei Corrado Franchi, potreste recarvi gentilmente in questura? Ho detto, certo, sì, siamo seduti lì. Ho detto, per caso voi avete pubblicato questo video? E allora, sì, niente, alla fine è finita nulla, ovviamente, perché immaginate il procuratore doveva vedere denuncia su burocratizzazione. Signor Finocchiaro, perché ha utilizzato questo termine? Ti immagini? Sarebbe stato affascinante. No. Vabbè, basta, è finita questa puntata, fine. Cioè, non abbiamo parlato di niente di quello che dovevamo fare. Non parleremo niente. È stata una puntata chill, abbiamo sparlucchiato. La settimana prossima arriva un ospite, la settimana dopo abbiamo un altro ospite molto grosso. Qua siamo chill. Siamo cincischiando. Chill, ma infatti questa è una puntata anche con i fan, insomma, gli ha fatto con le fan, con gli amici. Con gli amici, con gli appassionati. Dimmelo. È una puntata per la fanbase, questa qua. È una puntata... Viva la fanbase! Anzi, un grazie alla fanbase. Se volete facciamo quattro chiacchiere nei commenti, anche due, e mi raccomando, scrivete nei commenti. Sabato sera, scrivete nei commenti qual è il vostro gusto di caffè preferito e quale vi fareste offrire e da chi. Andiamo, basta.